Grazie, pace, buona. Ciao Fabio, scusate un momentino, mio amico dalla Romania. Ciao Fabio, un abbraccione. Buonasera Mimma, buonasera a tutti quanti. Ok, un abbraccio da Babbo Mario a tutti quanti e niente, partiamo. Stasera sarà un po' diverso perché volevo fare, non so se avete notato, ma c'è caldo qui, no? Qui un freddo barbino, quindi, tant'è vero che c'è, guardate, c'è là, si vede appena appena, vedete il caminetto che brucia nell'altra stanza? Ecco, appena appena, perché qui fa un freddo barbino. E poi qui in Sudafrica non c'è il riscaldamento centrale come da voi, quindi bisogna fare un sacco di cose. Ok, andiamo avanti. Allora, benissimo, i saccheggi, le rivolte, eccetera, eccetera, si sono un po' calmate, quindi grazie per le vostre preghiere, vi ringrazio. Ci sono stati migliaia di imprese, di aziende che sono state distrutte, più di 200 centri commerciali, farmacie, eccetera, eccetera. E insomma, è stato un attentato, un colpo di Stato che è andato male per il vecchio presidente Zuma degli Zulu. Gli Zulu contro il Cosa e niente, non cambia niente, che sia il nord e il sud, che sia i tedeschi e i francesi o gli inglesi, che siano i bianchi e i neri, che siano questo o quell'altro, c'è sempre una diversità, c'è sempre un diabolos, c'è sempre uno che divide, che cerca di diaballo. Diabolos, diavolo, la caratteristica del diavolo è quella di separare, dividere, separare. E quindi ogni volta che c'è una separazione, una divisione, ci potete contare che potete annusare lo zolfo. Va bene, allora, come riconoscere la voce di Dio? Vi dicevo che avevo prima annunciato che avrei fatto i 7 filtri per come riconoscere la voce di Dio, ma poi mi sono detto, ma un momento, perché ci sono tante persone che non sanno neanche come sentire la voce di Dio, cos'è la voce di Dio. Cioè noi quando dico noi, predicatori, partiamo sempre dal presupposto che la gente sa tutto quello che sappiamo noi. Invece ci sono impresari, ci sono donne di casa, ci sono camerieri, ci sono impiegati, ci sono alle casse dei supermercati. Le persone non hanno tempo di studiare la Bibbia come ad esempio Mario Marchiò o un altro qualsiasi, quindi non hanno magari la possibilità di capire quelle cose che per noi magari possono essere semplici e che invece diventano un pochino più difficili. Quindi ho detto, come riconoscere la voce di Dio? Facciamo stasera e domenica sera faremo i 7 filtri. Oh, domenica scorsa ho parlato di vax sì o vax no, vi ricordate, no vaccino, fare il vaccino, farò. E come al solito si è scatenato l'esercito dei facebookiani, chi non era contento perché non ho affermato se io il vaccino lo faccio o no, chi mi ha accusato di portare alla morte tutti quelli che mi seguono, chi perfino mi ha dato del Ponzio Pilato che se ne lava le mani del destino degli altri. Beh, siete sicuramente liberi di pensare ciò che volete di me, ma una cosa vi assicuro, Mario Marchiò non dirà mai e poi mai e poi mai a nessuno di seguire ciò che lui dice. Tutto quello che faccio è presentarvi quanto io credo essere la verità, il resto tocca a voi. Io ho deciso di comportarmi alla Spirito Santo, che non forza nessuno, non spinge nessuno, presenta la verità e poi dice adesso scegli tu.
Quindi questo è il modo in cui io opero. Quanto ho affermato sul mio video è che ognuno deve prendere la sua decisione riguardo del vaccino. Ho detto: informati e chiedi a Dio, consigliati e chiedi a Dio, soppesa le conseguenze e chiedi a Dio. Segui il tuo cuore, non Facebook. Dai retta allo Spirito Santo, non all'opinione pubblica. Ascolta la voce di Dio in te, non lo strepitio dei media nel computer. L'unica cosa che ho affermato e confermo con tutto me stesso è che nessuno assolutamente deve imporre la sua volontà sugli altri. Soprattutto il governo. Ergo, Mario Arghiò non crede, non aderisce e rigetta assolutamente ogni qualsiasi forma di Green Pass, segregazione sanitaria o vaccino forzato. La scelta è mia e solo mia. Non sei tu che decidi per me. Non è l'opinione pubblica che decide per me e non sarà senz'altro il governo a decidere per me. Ho deciso tanto tempo fa che l'unico a dirmi ciò che devo fare è Dio. Punto e basta. Oh. Tra l'altro, per favore, se avete fatto il vaccino, non guardate i non vaccinati come se avessero la scabbia. E se lo avete fatto, non andate in giro a spada tratta urlando che chi fa il vaccino è un venduto ai globalisti e un uccisore di bambini innocenti. Sì, perché così, ragazzi, avete notato? Azzardatevi a dire su Facebook, eccetera, no, io ho fatto il vaccino. Arrivano di quelle fucilate, ragazzi, sei un venduto, un traditore, come fai a dichiararti cristiano? Io... Lasciamo perdere, non dico il motivo per cui non voglio dire se lo faccio o non lo faccio, è perché non voglio che ci sia qualcuno che dica: Marchiò ha detto che non lo fa, o Marchiò ha detto che lo fa, per cui mi sembra che Babbo Mario, una persona, eccetera, eccetera, lo faccio anche io come fa lui. No, no, tu fai come ti dice Dio di fare a te, perché quella è la chiave del successo nella vita. Perché a me magari Dio mi dice di non farlo, ma magari a te lo dice, ti dice di farlo. Perché? Non lo so, per un motivo qualsiasi, perché magari se non lo fai perdi il lavoro, o perché... non lo so, cosa ne so, magari c'hai il diabete e sei più esposto alla possibilità di un qualcosa. Non lo so, non so cos'è sto vaccino, o se ne ho sentito parlare, eccetera, eccetera. Io ho preso le mie decisioni con Celeste. Il mese prossimo io e Celeste facciamo 50 anni di matrimonio e quindi siamo d'accordo di non fare, facciamo le cose insieme. Quindi tenetevi la vostra decisione e rispettate la decisione degli altri. Grazie. Detto questo, oggi vorrei parlare di come riconoscere la voce di Dio. E io lo so che ci saranno di quelli che diranno: no, Marchiò, perché tu devi dire, devi condannare il vaccino. No, no, io ho la mia opinione e io so quello che credo. Adesso tu sai quello che credi, stai tranquillo e fai quello che devi fare. Se vuoi mettere dei post su Facebook, ma fallo. Tu non credi nel vaccino, ma fai quello che vuoi. Io magari non ci credo, neanche io, e allora fai quello che vuoi. Ma non andare a forzare gli altri a farli sentire in colpa se lo fanno, o farli sentire in colpa quelli che non lo fanno. Non sei tu che lo deve fare. Né il governo, né l'opinione pubblica, nessuno. Nessuno può condannarti. Se non ti condanna Dio, Romani 8:1, non c'è condanna anche nello spirito di Dio, nelle cose di Dio, e quindi non lo puoi fare neanche tu. Va bene, andiamo avanti. Prima di tutto, stiamo parlando di come riconoscere la voce di Dio, come sentire la voce di Dio. Prima, lasciatemi riaffermare che non esistono modalità per riconoscere la voce di chi ami. Io riconosco la voce di mia moglie istantaneamente perché il mio cuore me lo conferma, non perché passa attraverso una serie di modalità e ne esce convalidata. No. Porta il passaporto e dice: sono Celeste Marchiò, sono tua moglie, e quindi... No, basta che io senta la parola babbo, mia moglie mi chiama babbo,
che la parola babbo e il mio cuore fa pumpidi pumpidi pumpidi, perché riconosco la voce di mia moglie. E lo stesso per mio figlio, lo stesso per mia figlia, lo stesso per le persone che amo. Quando mi telefonano i miei nipotini non ho bisogno di chiedere: ma chi sei, Kai o Griffin? No, li riconosco, perché il mio cuore riconosce. Quindi riconoscere la voce non è basato su modalità. Detto questo, però, devo ammettere che esistono indubbiamente livelli di maturità diversi. Oh, nota bene, non spiritualità diverse. Siamo tutti ugualmente ripieni di Spirito Santo, giustificati, perdonati, santificati al 100%, che tu sia nato 10 minuti fa, nato di nuovo 10 minuti fa, o 10 anni fa, o 50 anni fa. Siamo tutti uguali, siamo tutti santificati, ripieni di Spirito Santo, giustificati e perdonati e figli di Dio allo stesso modo. Però come maturità c'è una crescita, c'è una crescita. Perfino Gesù nella sua umanità aveva bisogno di crescere in statura e sapienza e favore con Dio, come ci fa notare Luca 2,52. Oh, una cosa è l'istantanea rinascita dello spirito, che richiede un nanosecondo di tempo per verificarsi, e un'altra è lo sviluppo della nostra mente, conoscenza e condotta, che ha bisogno di una vita per crescere e maturare. Oggi parlavo con una meravigliosa sorella e le stavo dicendo che ci sono decine, se non centinaia, di comandamenti nella Bibbia che ti dicono di crescere, di cambiare, di non fare questo, di smettere di fare quello, di santificarti, ma non santificarti nello spirito, ma santificarti nella condotta, mettere da parte i vecchi modi, di entrare nel nuovo modo, di non camminare nella carne, camminare nello spirito. Cioè ci sono tante cose che devi fare, ma che non hanno niente a che vedere con il tuo spirito, perché il tuo spirito, se sei un figlio di Dio, se sei cristiano, il tuo spirito è 100% perfetto, presentato a Dio una volta per sempre, seduto alla destra del Padre in Cristo Gesù. Non c'è niente che puoi perfezionare quando tu sei già perfetto. Però c'è una crescita, c'è in che cosa? Nella mente, nella conoscenza, nelle emozioni, nelle attitudini, in tutto. C'è nessuno che conosce dei cristiani pezzi di... No, in Italia non ci sono, lo so, ma ci sono dei cristiani che purtroppo non si comportano bene. Ta-da! Ci sono dei cristiani che peccano, che portano una terribile testimonianza al regno di Dio. Perché? Perché non hanno capito un accidente di quello che vuol dire la grazia, perché allora pensano che siccome adesso ho la grazia, adesso vado a letto con una donna che non è mia moglie, truffo il governo, rubo di qua, dico le bugie. No, sei un idiota, in latino idioticus, sei un idiota perché ti rovini la vita. Sì, che se sei cristiano il peccato non ti tocca, ma ti rovini la vita, perché il peccato ha conseguenze letali, mortali, e non ci scappi. Anzi, ancora di più, se t'azzardi a peccare da cristiano, il diavolo te la fa pagare 10 volte più tanto che se tu non fossi cristiano. Ma andiamo avanti. Oh, quindi, quanto segue è per tutti coloro che l'autore della lettera agli ebrei, per tutti coloro che lui chiama bambini, in Ebrei 5, 12 e 13, dove dice, Ebrei 5, 12 e 13, dove dice, infatti, perché dice infatti? Dice infatti perché sta parlando della meravigliosa differenza che c'è tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, sta parlando della meravigliosa differenza tra Mosè e Cristo, fra Levi e Melchisedec, fra la legge e la grazia, fra la carne e lo spirito. Sta parlando di questa meravigliosa differenza. E allora dice, infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli della parola di Dio, e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido,
Chiunque infatti, state a sentire, questa è bellissima, perché dopo aver detto questo, dopo aver detto siete dei bambini, degli infanti, dei lattanti, avete bisogno di crescere, eccetera, eccetera, dice chiunque infatti usa il latte, in altre parole è quello che vi ho appena detto di essere, non ha esperienza di che cosa? Della parola di giustizia. In altre parole, non hai capito un accidente della giustizia di Dio che viene imposta a te, tu diventi la giustizia di Dio attraverso il sacrificio di Cristo che diventa peccato per noi, che noi possiamo diventare la giustizia di Dio in Lui. Quando non capisci questo vuol dire che sei un bambino. Non mi importa se ti fai chiamare apostolo, non mi importa se ti fai chiamare profeta, se ti fai chiamare reverendo dottore, non mi importa come ti fai chiamare, non mi importa se vai in giro con l'aureola in testa, sei un bambino. Se non capisci la realtà della grazia meravigliosa della parola della giustizia, non è, purtroppo sei ancora, perché è ancora un bambino. Ok, comunque, come ho già detto domenica scorsa, non sopporto quei predicatori che dicono cose del tipo: qualsiasi cosa Dio ti dica di fare, falla e basta. Oppure, non lo dico io, lo dice la Bibbia. O la classica: Dio mi ha detto di dirti. No, intrecciata alla straordinaria potenza della fede nuovo testamentare è proprio la presenza del dubbio. Come Marchiò? Sì, nel Vecchio Testamento Dio parlava con segni e prodigi a pochi particolari individui di sua scelta, il re, il profeta, il Davide, a poche persone scelte da lui individualmente, e parlava con segni prodigi, a Mosè, eccetera, eccetera. Nel Nuovo Testamento invece Dio parla a tutti attraverso il suo spirito che risiede nel credente. E qui, ripeto, la chiave per sentire la voce di Dio non è essere re, pastori, profeti o apostoli o dottori, eccetera, ma è la relazione che abbiamo con Lui. Romani 8,14 dice: perché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, in altre parole, sentono la sua voce, sono figli di Dio. Oh, adesso riportiamo un attimo tutto nel contesto del vaccino e formuliamo la domanda: Abba, papà, ma lo devo fare sto vaccino o no? La risposta che riceveremo non sarà 99 volte su 100 udibile, ma sarà piuttosto una sensazione, un'intuizione, un pensiero che sembrerà essere sì o sembrerà essere no. Perché dico sembrerà? Perché, come ho detto e ripetuto decine di volte, sarebbe molto facile se Dio ci potesse mandare un WhatsApp, un messaggino, una mail, o addirittura se potesse chiamarci col telefonino. Sfortunatamente, o dal mio punto di vista, meno male, non funziona così. Ebrei 11,6 dice chiaramente che senza fede è impossibile far piacere a Dio. Ergo, l'esistenza del dubbio è indispensabile per poter far piacere a Dio e per poter operare nel Nuovo Testamento, in quanto aver fede vuol dire semplicemente conquistare quel dubbio, mettere da parte qualsiasi dubbio si possa avere e fidarsi di Dio. La fede non è la mancanza del dubbio, la fede è la conquista del dubbio. Come il coraggio non è la mancanza della paura, il coraggio è la conquista della paura. Come il perdono non è la mancanza di rancore, il perdono è la conquista del rancore. Tutte queste cose che sono state messe in maniera sballata, quando tu perdoni non devi dimenticare. A quale dimenticare? Ma chi se lo dimentica un tradimento? Ma chi se lo dimentica una pugnalata alla schiena? Ma chi se lo dimentica quello che mi hanno fatto? No, quello che faccio, conquisto quel rancore e nel mio cuore dico: Padre, li perdono, perdonali tu, benedicili, aiutali e fai sì che il diavolo non possa approfittarsi del loro errore. Quella è il perdono. La paura qual è? La paura. Il coraggio qual è? Il coraggio è quello che sei in una barca qui in alto mare, circondato da pescecani bianchi. Se li guardi e se ti butti a fare un tuffo, non sei un coraggioso, sei un incosciente, un idiota, perché ti si mangiano, uno, due, tre, sei fatto.
ma se per caso dovesse cascare tuo figlio nell'acqua, un bambino, eccetera, e tu ti butti per salvarlo, allora sì che sei coraggioso, perché hai paura, ma lo fai perché per uno scopo superiore, conquisti la paura, e è la stessa cosa. Ecco, la fede. La fede non è la mancanza di dubbio, la mancanza di dubbio è conoscenza. Quando non hai più dubbi vuol dire che lo sai. Alcuni di voi siete venuti in rete stasera credendo che Babbo Mario sarebbe stato qui a parlare del come riconoscere la voce di Dio. Perché? Perché mi conoscete, sapete che vi potete fidare di me. Ma magari qualcuno potrebbe anche avervi detto: no, ma Mario fa freddo lì, ma figurati, lui non ha tempo, lui adesso sta mangiando, e magari il dubbio c'era da dire: ma vabbè, magari invece di vedere Mario Marchiò, magari lui non c'è, allora. E invece cosa avete fatto? Avete preso quel dubbio, avete detto: no, mi fido di quello che ha detto Mario Marchiò, e accendo il computer. La stessa cosa con Dio. No, perché allora... No, mi fido di quello che ha detto Dio e ci credo. E quello è quello che fa piacere a Dio. Non che lui ti dà le prove di quanto ha detto e tu segui come un cagnolino, bravo. È bravo, come quando Dio appare a Davide e Davide gli dice: Eterno, devo inseguire i miei nemici o no? E l'Eterno disse: inseguili. E che bella forza che ci vuole a seguire Dio, ragazzi. E senti la voce dal cielo che dice: inseguili. Ammazza, ragazzi, che credente che sei! Ma quale credente? È per quello che tra il Vecchio Testamento e il Nuovo, i credenti del Nuovo Testamento sono immensamente superiori a quelli del Vecchio Testamento. Perché vivono per fede. Ok, comunque andiamo avanti. Ok. Un bellissimo versetto che per me è come una rete di sicurezza nel circo delle decisioni, quando si fanno i salti mortali sui trapezi della vita e c'è una rete di sicurezza, è 2 Timoteo 2,13, che dice: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Perché? Perché lui è dentro di me, quindi deve rimanere fedele. Perché? Perché non può rinnegare se stesso, perché io e lui siamo in simbiosi, siamo uno. Quindi non rinnega me, non può rinnegare me, perché non può rinnegare se stesso. Se, anche se io sono infedele, lui rimane fedele. Sì, anche se sbagliamo a sentire la sua voce e scegliamo la direzione errata, se il nostro cuore è sincero, la sua grazia interviene. E il Signore ci aiuta ad avere successo anche nella decisione sbagliata. Amen. Amen. Ok, ho ricevuto un commento su YouTube dove vengo ripreso per aver detto che Dio, quello che ho appena detto adesso, che Dio nel Nuovo Testamento non appare più e non si esprime più con segni e prodigi. Oh, il fratello mi dice: come mai Gesù mi è apparso faccia a faccia e io mi sono convertito a Lui? Non è solo la vocina. Oh, sono felice per te. E hai perfettamente ragione. Dio può fare ciò che vuole e non ha certo bisogno del mio permesso per farlo. Ma io non mi creerò mai un credo basato unicamente su quello che è successo a te o su quello che può essere un successo all'esperienza di una o più persone. Quante persone che dicono: no, io sono stato in paradiso, ho visto Davide, ho visto Salomone, ho parlato con Abramo e poi Gesù mi ha portato a vedere la mia casa, la mia mansione e mi ha detto: non è ancora il tuo momento, adesso voglio che tu torni sulla terra e vai a dire a tutti che fra poco torno. Ma facito un piacere. Tu vuoi vendere i libri, ecco perché scrivi queste cose, perché dici che tu in cielo, paradiso, non ci sei stato. Questo è quello che dice Babbo Mario, ok? Come fai a dirlo, Babbo Mario? Lo dico semplicemente perché ci è andato Paolo nel terzo cielo. Paolo ci è andato e non ha il coraggio di identificarsi. Dice: un uomo è andato, che sia stato nello spirito o fuori dello spirito non lo so, perché è chiaramente un'esperienza sovrannaturale, e dice: e non ho il permesso, non mi è stato dato il permesso legale di riferire quello che ho sentito. Paolo: ma tu, Pasquale, Pierino, Giuseppina, tu sei andato in paradiso, hai parlato con... e allora mi ha detto questo, mi ha detto quello, mi ha detto quello. Paolo dice: non lo posso dire, ma tu invece sì, perché tu hai chiaramente. Il Vangelo secondo Pasquale.
Perdonate, no, io queste cose mi dà fastidio perché vanno a finire poi sulle labbra dei non credenti, quali si fanno di quelle risate. Che si, sì, quello lì è andato all'inferno, come Dante. Anche Dante e Virgilio sono andati all'inferno, al purgatorio, in paradiso. E poi cosa hanno fatto? Hanno scritto un libro. Questo centinaia di anni fa, oggi è la stessa cosa. Oggi io ti dico che sono andato all'inferno perché così vendo i libri. Che tristezza, ragazzi, che tristezza. Comunque, no, io non mi formerò mai un credo su quello che è successo a te o sulle apparizioni che hai avuto tu. Hai visto Gesù? Bravo, mi fa piacere, sono contento. Io no. Una delle religioni più demoniache che esiste su questa terra è l'Islam. E l'Islam nacque da che cosa? Da un'apparizione che Mohammed, che Maometto, ebbe in una grotta. Hira, nella grotta dove si dice, certi hadith dicono che lui ne uscì sbuffando e sbavando come un cammello, facendo suoni. Milioni e milioni e milioni di meravigliosi credenti vengono regolarmente raggirati da chi? Dalle apparizioni di madonne, santi, eccetera eccetera. I Baha'i credono che Dio si manifesti nei suoi profeti e dozzine e dozzine di altre dottrine sballate che richiedono l'apparizione del loro Dio. No, amore mio, non mi interessa se tu dici che Gesù ti è apparso. Oh, che Dio ti benedica, non posso. Come dico, tutto è fattibile con Dio. Se lui decide di apparire, in sogno appare ho sentito che appare a tanti musulmani, eccetera, eccetera, indubbiamente, non lo metto in dubbio. Però il vero cristiano non ha bisogno di segni e prodigi per credere. Cosa che purtroppo oggi i vari apostoli messicani, maldonati, eccetera, eccetera, invece no, ti dicono, no, tu devi avere i miracoli, devi avere i segni, i prodigi, eccetera, eccetera, se no sei un cristiano di seconda categoria. Ma facci un piacere. Matteo 12,39, Gesù parla e dice, questa malvagia e adultera generazione chiede sempre un segno. Chiede sempre un segno. Pensa un attimo quando sei in chiesa, quando sei in comunità, quando sei con della persona. Chiedono sempre un segno, fai scendere un po' dell'oro, vieni, Spirito Santo, fai scendere l'oro, riempi questo... Non c'è niente di sbagliato, non fraintendetemi, no? È soltanto che quando si cerca il segno, il miracolo, vuol dire che non si è capito niente della relazione con un padre. E se io fossi un padre e sentissi mio figlio che dice, io per credere a te ho bisogno che cammini sui muri, dico no, io sui muri non ci cammino, anche se potessi camminare non ci cammino, perché tu mi devi amare per quello che sono, non per quello che posso fare per te. Comunque andiamo avanti. Gesù dice, questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona, 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena. Rendetevi conto che l'unico miracolo di cui abbiamo bisogno è il miracolo della tomba vuota a Gerusalemme. Io ci sono stato, come sono entrato nel sepolcro, sono convinto che, perché c'è una disputa fra i cattolici e i protestanti, una tomba piuttosto che l'altra, io sono convinto che la tomba nel giardino fuori dalle mura di Gerusalemme è quella dove la maggior parte dei turisti viene portata. Ero lì con Luciano Recupero di Catania e io sono entrato, come sono entrato sono scoppiato a piangere, e Luciano, che a quei tempi era Lucianone, mi è venuto addosso e ci ha messo a piangere tutte e due. Perché? Perché quando ho visto quella lastra di pietra vuota e ho pensato che il mio Signore, il suo corpo era lì, e a un certo momento ha detto, dice, ok, esco. E io, che Maometto, ma fammi piacere, Maometto, Shiva, Vishnu, tutti gli Bahia, non Bahia, ma dai, ma se volete trovare le loro ossa, incluse quelle di Mosè, le trovate. Volete andare a trovare le ossa di Gesù Cristo? Non le trovate, perché il mio Dio è risorto. Quello è il segno nel quale devi chiedere. Esistono i segni prodigi? Ma è chiaro che esistono. Non pensate che Mario Marchiò non crede ai miracoli, eccetera, eccetera.
e sia ringraziato il Signore che esistono miracoli, angeli ed eventi inspiegabili, perché il nostro Dio non può essere messo in una scatoletta. No, naturalmente ci sono miracoli, ho testimoniato a tanti miracoli, tante guarigioni di cancri durante la mia vita, dall'82 a oggi, miracoli a non finire, cose che... adesso mi viene in mente solo questo, ma adesso sono successe mai tante. Leggete il mio libro, il manuale, e vedrete tutti i miracoli, tutte le volte che io sarei... Mario Marchiò dovrebbe essere stato morto, morto. E invece Dio è intervenuto, un miracolo. Quindi ci credo con tutta la mia vita, indubbiamente. Meno male che ci sono, perché se non ci fossero... ci sarebbe un fuggi generali alla ricerca di santoni, super unti, reliquie, cornetti e sangue di San Gennaro. No, la relazione con Dio non è basata sul miracolo, sul segno, sull'incenso, no, è basata sulla relazione. Ripeto, Romani 8, leggiamo dal 14 al 16, perché tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Oh, adesso vediamo come io penso che Dio ci parla, ok? Ripeto, Dio può parlarci come vuole, quando vuole. Mi riferisco alla gran parte delle persone che, come me, Gesù non lo hanno mai visto con i loro occhi, sentito con le loro orecchie o toccato con le loro mani. Forse tu lo hai visto, lo hai sentito, lo hai toccato, che Dio ti benedica. Non lo metto in dubbio. Io no. Quindi dedico questo piccolo insegnamento pratico a quelli come me che Gesù non l'hanno mai sentito. La voce di Gesù non l'ho mai sentita. Gesù non mi è mai apparso come a quel fratello che ha detto: Gesù mi è apparso, io mi sono convertito. Bravo, sono felice per te. Chiaramente il modo principale attraverso il quale possiamo sentire la voce di Dio è la scrittura, non la lettera, perché con la lettera non fai altro che creare la morte delle religioni, delle 40.000 denominazioni che ci sono al mondo. Tu vuoi creare una guerra, metti musulmani contro cristiani, mentre protestanti contro cattolici, mentre gli indù contro i musulmani, è sempre perché la religione, la lettera, è la fonte della morte. Lo spirito è la fonte della vita, cioè l'autore, la relazione che hai con l'autore di questo libro ti farà sentire la sua voce. Poi possiamo sentire la voce di Dio attraverso circostanze, persone, libri, messaggi, tramonti, canzoni, emozioni, e chi più ne ha più ne metta. Io sono convinto che ci sono alcuni di voi che io lo stesso, quando sentite un inno particolare, vi vengono le lacrime agli occhi. Perché? Perché è lo Spirito che sta parlando, sta testimoniando con il vostro spirito della sua presenza. Quante volte io sento il mio audiolibro, il manuale, e quando la divinità dice al vecchio che è arrivata l'ora di morire perché il bambino sta per attraversare la porta e entrare nella dimensione tempo, e mi vengono le lacrime agli occhi, perché quel vecchio sono io, e mi vengono le lacrime agli occhi e sento la voce di mio padre che dice: è arrivata l'ora, non aver paura, prendimi la mano. E non è la Bibbia, non è una scrittura, sento lo Spirito di Dio che mi parla. Oh. Ciò che però interessa a me stasera è la voce di Dio nel mio spirito, quella famosa vocina di cui parlava appunto il fratello di prima. Oh. Ognuno di noi è un essere trino come Dio. Siamo uno spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo.
Abbiamo bisogno del corpo per poter vivere su questo pianeta. Un po' come un astronauta ha bisogno dell'abito spaziale per andare sulla Luna, perché sulla Luna non ci abiti se non hai l'abito spaziale. È la stessa cosa sulla Terra. Vuoi venire sulla Terra e devi avere un corpo. Abbiamo bisogno di un'anima, che l'anima è fatta di mente, volontà, emozioni, per poter interagire su questo pianeta. Per poter interagire hai bisogno di una mente, hai bisogno di una volontà, hai bisogno di emozioni. La mente ci permette di usare i cinque sensi, di analizzarli e di trarne profitto. Ma il nostro vero essere, il nostro vero io, è spirito. Quando la Bibbia dice che lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito, che noi siamo figli di Dio, e in tantissimi altri versetti che Dio comunica con noi attraverso il suo spirito, cosa vuol dire? Come succede questo? Ci mettiamo lì a fare... E lo spirito del vento e del fuoco e della terra, Gaia ci avvolge e ci parla. No, vediamo come ci parla lo spirito di Dio, perché io lo so, queste cose sono cose che i predicatori dicono come se il Signore mi ha detto. Ma quale Signore ti ha detto? Tu pensi che il Signore ti abbia detto? Non dire mai il Signore mi ha detto, perché non lo sai. Non lo sai, non lo puoi sapere, perché non sei ancora soprannaturalmente diventato uno spirito senza il filtro della carne. Quindi non lo puoi sapere. Tutto quello che devi dire, io penso che lo spirito di Dio mi abbia detto. E allora ti ascolto. Se no, se mi dici Dio mi ha detto, grazie e vado a fare una passeggiata, perché non ti posso dare la mia fiducia. Come sapete, a me piace fare illustrazioni pratiche, perché io e la teoria non è che andiamo tanto d'accordo. Mi piacciono le cose che capisco e che posso far funzionare. A me le teorie astratte, ecco perché odio la religione in maniera enorme, le teorie astratte alle quali dovrei credere in quanto ci credono gli altri, no, non fanno per me. Non mi venire a dire che devi credere perché lo dice la Bibbia. No, amore mio, questa Bibbia deve parlare a me e il mio spirito deve sintonizzarsi con lo spirito di Dio e devo sentire lui che mi dice sì, questo qui è giusto. Non mi dire che allora siccome la Bibbia dice che in che ne so, Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Magari quando è stato l'altro giorno che mi hanno fatto una domanda, mi hanno proprio appunto, e guarda caso, proprio appunto a riguardo il censimento di Davide. Nelle cronache mi sembra che la Bibbia dice che è Dio che spinge Davide a fare il censimento, e invece nei Re dice che è Satana che spinge Davide a fare il censimento. E questa sorella mi ha messo un po' in difficoltà questa cosa, cosa ne dici? E non lo so, amore mio, non lo so. Io so soltanto che per la mia vita futura, per il mio spirito, questo non... ci sarà stato un errore di traduzione, ci sarà stato, non lo so, e non mi interessa, perché quello non nega la veridicità della Bibbia. Prova soltanto che questo libro è stato scritto da uomini fallaci. E prova il fatto che tu non devi leggere la lettera, ma devi ascoltare lo spirito. Quindi, bene, questo computer... Questo qui, ok? Questo computer è composto, diciamo, alla grande, da che cosa? Da un corpo, diciamo, no? Una copertura, una cosa come si chiama? Da una scatola di metallo che diciamo chiamiamola il corpo, ok? Poi c'è una tastiera, chiaramente, e poi c'è... che io chiamo la volontà, e poi c'è uno schermo che io chiamo la mente, ok? Quindi abbiamo il corpo, abbiamo la tastiera dove è la volontà, cioè attivi determinate cose, e poi c'è lo schermo che è la mente, dove quello che hai attivato lo senti, ok? Ma l'importante è l'hard drive, che è dentro, è qui dentro,
qui dentro c'è l'hard drive. L'hard drive cos'è? È lo spirito. Tutte le informazioni, tutto il cuore, l'essenza, il centro operativo del computer è l'hard drive. Tutte le informazioni vanno a finire lì dentro. Tutte le comunicazioni avvengono attraverso l'hard drive. Se si blocca un po' la tastiera, c'è sempre modo con il mouse, come in un modo o nell'altro, di fare qualcosa. Ma se si blocca l'hard drive, amore mio, ciccia. L'hard drive è il cuore del computer, giusto? È completamente inutile se non ci si può comunicare. Ed ecco la tastiera della volontà e lo schermo della mente attraverso i quali possiamo capire cosa c'è dentro l'hard drive. La tastiera della volontà e lo schermo della mente ti rendono possibile tirare fuori le informazioni dall'hard drive. L'hard drive è un altro, con un dischetto così, dove tu non è che puoi andare a grattare, vengono fuori le parole, o ci attacchi uno stetoscopio e senti quello che dice. No, sono informazioni magnetiche, sono informazioni che puoi trarre soltanto attraverso la tastiera, dando comandi a quell'hard drive che trasmette l'informazione sullo schermo. Lo schermo tu lo leggi, lo vedi e lo capisci. Ok? Quindi tutto questo per dirvi che lo Spirito di Dio comunica con il nostro spirito e la nostra mente e accede a quelle informazioni ritrasmettendocele in formato di pensiero. Ed è questo quello che voglio dirvi. Voglio dirvi che come lo schermo del computer rappresenta la possibilità per noi di capire quello che succede nell'hard drive, la nostra mente, i nostri pensieri sono quello che ci danno la possibilità di capire quello che succede nello spirito, nel nostro spirito. E la tastiera è quella di mettersi in relazione con un Dio che sta cercando di comunicare con te. Sì, Dio parla al mio spirito in linguaggio spirituale e il mio spirito parla alla mia mente attraverso semplici pensieri. Pensaci, pensieri che sembrano arrivare dal niente, improvvisamente. Ed ecco anche perché si chiama intercessione. Intercessione, cioè un attraversamento del normale. Del corso di pensieri della mia mente, sto pensando, è come se io in questo momento ricevessi un pensiero che mi dice il nome di mia figlia Maruska. Se dovesse succedere, io vi dico: ragazzi, perdonatemi, scusatemi, ma sento che mio padre dice che devo pregare per mia figlia adesso, non alla fine della trasmissione, adesso. È un pensiero che interseca la mia mente, è un pensiero, diciamo, quasi estraneo, che il mio cuore, che il mio spirito trasmette alla mia mente, così che io possa farci qualcosa con la tastiera della mia volontà. Lo so che è un esempio così, ma è giusto per cercare di spiritualizzare di meno tutta questa cosa, come ci parla Dio. Dio ti parla attraverso i pensieri, attraverso le emozioni, attraverso le intuizioni, attraverso la mente. Improvvisamente vedi un viso, senti una parola, una frase, provi una certa emozione. È come quando, ripeto, come quando sono entrato nella tomba, ho guardato quella e immediatamente mi sono messo a piangere. È stata l'emozione di Dio che mi ha fatto sentire la sua vicinanza. E in un certo senso mi ha fatto sentire il suo apprezzamento per l'amore che io ho per quel Dio che mi ha salvato. Comunque, ripeto, tutto questo è tutto legato alla relazione che hai con Dio, ma questo è quello che succede, come ti parla Dio? Attraverso la mente, attraverso i pensieri, e non sto parlando di angeli. Dio può anche parlarti attraverso un angelo. Se adesso arrivasse un angelo, io scavo, non ci sta mai, di questi giorni anche Satana appare come un angelo, quindi lasciamo perdere. Io preferisco lo spirito di Dio che mi parli così. No, amico mio, Dio parla come vuole, ma sto parlando nella semplicità di quelli che ancora non hanno capito cosa vuol dire quando Dio mi ha detto, o ho sentito che Dio mi dice, o penso che Dio mi abbia detto. Come pensi che Dio ti... Eh sì, perché ho sentito un pensiero, ho avuto un'emozione, ho letto una frase, e questo pensiero mi ha parlato.
Ed è lo Spirito di Dio che attraverso quel pensiero mi parla, mi dà determinate istruzioni. Dio sta cercando di comunicare con me, semplice. Ma Mario, come faccio a sapere se è Dio che a parlare e che non sono io? Amore mio, rimani sintonizzato su questo canale, ci sentiamo domenica sera dove vi parlerò di quelli che io credo essere i 7 filtri necessari per assicurarsi che la fonte di quei pensieri sia proprio il Signore. Un abbraccio, un abbraccione al Babbo Mario, vi voglio bene, ci sentiamo domenica sera. Ciao!